Buongiorno a tutti, oggi ci troviamo nel parcheggio di Ponticelli, a meno di 100 metri dal centro del paese. L'immobile che andiamo oggi a presentare è praticamente proseguendo questa stradina che adesso prenderemo, una scalinata che va verso il basso, che poi dà l'accesso a tutte quelle che sono le campagne più vicine e prossime al paese. Andiamo a capire il prodotto che ad oggi stiamo presentando. Ecco, potete notare insomma l'aria verde di molto vicino al paese, come potete notare, servita da tutte quelle che sono le utenze: acqua, luce, gas, fognatura, telefono. Quindi comunque ecco, comoda per le utenze, comoda per la vicinanza al paese. È bello, io direi, perché insomma ecco, l'immobile che presentiamo è proprio questo casolare in pietra, che una parte dà l'affaccio su strada, come potete notare, eccolo, e una parte comunque dalla parte sottostante, che adesso vi farò notare quello che è l'ingresso. Calcolate che il tetto comunque è stato rifatto, quindi è uno stato, diciamo, di ristrutturazione, se così vogliamo dire, avanzato. Questo è tutto il casolare, questo è il confine sulla strada e poi questo è il cancello d'ingresso che ci dà, ecco, la possibilità di entrare all'interno dell'immobile. Calcolate che esternamente sono circa 5.000 metri di terra, di cui forse 1.000 sfruttabili a pieno, insomma, perché hanno già fatto il terrazzamento, che adesso vi farò vedere. Diamo uno sguardo veloce alla struttura: come potete notare, tutto in pietra perfettamente. Ecco, c'è una prima struttura e l'altra parte tipo torretta molto carina, che dà l'affaccio sia sulla parte sottostante sia sulla parte comunque sovrastante, che è dove noi siamo entrati. Poi c'è questa rimessa attrezzi che è perfettamente accatastata, attualmente loro utilizzano come pollai, eccetera. Ovviamente questo c'è da immaginarselo in tutt'altro tipo di contesto e situazione, però io vi posso garantire che le possibilità di realizzo sono veramente molteplici. Qui possiamo notare tutto il terreno di proprietà che arriva fin giù al fiume. Questa è tutta la parte sfruttabile, loro hanno fatto già dei terrazzi per sfruttarlo nella maniera migliore, insomma. Questa è tutta la parte sovrastante, parliamo di circa forse 1.000 metri all'altezza del fiume, dove è possibile sfruttare il terreno. La parte degli altri 4.000 comunque va sviluppata dall'altra parte del confine e ha attaccato questo terreno. Però, come ripeto, attualmente è pieno di rovi, quindi c'è da ripulirla completamente. Però il proprietario ci diceva che è anche quella sfruttabile. Ecco, questo è il primo fabbricato, questo è tutto il casale, molto bello, come ripeto, a meno di 100 metri dal paese, con tutte le utenze allacciate. Entriamo all'interno, così almeno capiamo meglio la situazione. Qui possiamo notare le strutture del muro con i cordoni di cemento armato comunque già in parte realizzati. Ecco, internamente comunque la struttura vi faccio notare che è in buonissimo stato. Questo è un primo vano, parliamo di circa 20 metri quadrati. Questo è un secondo, ne parliamo di circa altri 15. E qui poi c'era o ci sarà la scala che darà l'accesso alla parte superiore, che parliamo di circa un altri 20 metri quadrati. Quindi, risommando il tutto, insomma, arriviamo a forse una 65-60 metri quadrati calpestabili di struttura di casale all'interno del paese, insomma. Ecco, riusciamo all'esterno. Qui possiamo notare il tetto che, come ripeto, comunque è stato fatto. Riusciamo all'esterno. Ecco, e con la visuale sottostante dal paese
Io vi do appuntamento alle visite.